È sufficiente il minimo sforzo per incassare il massimo dei punti. L'Aquila arriva a Vibo Valentia, sfrutta le coincidenze fortunate e la bravura del proprio portiere ed incamera tre punti importanti per proseguire il suo cammino verso la vetta, approfittando pure della disponibilità compiacente di una terna arbitrale degna di pubblico ludibrio. La svolta definitiva infatti è al 39esimo del secondo tempo, nel momento in cui la Vibonese sta producendo un frenetico forcing alla ricerca del pareggio. Corapi ha il torto di subire fallo, un fallo subito così chiaramente che l'arbitro è costretto a punirlo con il cartellino rosso. Un abbaglio, un errore grave, si potrebbe semplicemente concludere, ma è solo l'apice di una serie di errori commessi in questa partita e solo l'ultimo di una ormai lunga serie di angherie arbitrali che la Vibonese subisce con compostezza, se non addirittura rassegnazione, ma con grave nocumento per chi ancora crede nel calcio come ad uno sport. La sintesi della partita che spiega la vittoria dell'Aquila sulla Vibonese è tutta qui. La partita comincia a buon ritmo con la Vibonese che affronta la seconda della classe senza apparenti timori reverenziali. Bella l'occasione di Mazzetto che si procura dopo due minuti, ma la risposta dell'Aquila non tarda con una punizione al quarto di Carcione che diventa insidiosa imponendo a De Filippis l'intervento con i pugni. È ghiotta l'occasione due minuti dopo per la Vibonese, ma la punizione di Corapi attraversa l'area aquilana senza che nessuno ci metta un piede. Al 18esimo è ancora Carcione che chiama l'intervento sopra la traversa De Filippis, la risposta di Corapi al 23esimo sempre su punizione. Il pasticciaccio al 31esimo, lo spunto di Improta pare spegnersi con un tiro non irresistibile ma fatale, la deviazione di Salvatori che spiazza il proprio portiere e così l'Aquila si ritrova in vantaggio senza grossi meriti dopo tutto. Al 35esimo si erge a protagonista il portiere Testa, sua la prodezza che evita il pareggio sul colpo di testa di Caridi. Si torna in campo e l'Aquila sembra controllare senza sforzi eccessivi un avversario che si dà nell'anima e gira a vuoto. Bisogna aspettare 18 minuti prima di vedere un'azione incisiva con Caraccio che prova ad anticipare il portiere sul cross di Corapi. La Vibonese tenta il forcing disperato intorno alla mezz'ora, quando tra il 33esimo e il 35esimo è una successione di belle occasioni. Apre le danze Corapi con un tiro che trova preparato Testa. La veloce ripartenza dell'Aquila trova De Filippis pronto sulla conclusione di Agnello, quindi la prodezza di Testa che ferma il tiro da distanza ravvicinata di Mazzetto. Ma se la Vibonese comincia a mettere paura all'Aquila, ecco l'intervento risolutore di tale Maresca di Napoli. Tenta lo spunto Corapi sul quale si avventa Calvarese, inevitabile l'impatto così come il fallo ed ecco il napoletano Maresca rifilare il secondo cartellino giallo al giocatore della Vibonese reo di aver subito il fallo. Espulsione e fine della partita, perché diventano sempre più disperati e sterili i tentativi della Vibonese perché l'Aquila controlla con sufficienza e chissà, gratificata da tanta grazia, nemmeno infierisce sull'avversario. Il triplice fischio chiude questa tragicomica partita.